eletto in Abruzzo per una sferzata nuova al partito, al movimento sociale. Un movimento sociale che deve ritrovare, io credo di aver capito dalle sue parole, una propria identità, ritrovare gli antichi valori, perché è un partito che deve cambiare, radicata ancora sulla sua storia. Certo. Io ritengo che sia giunto il momento storico per cui noi fascisti, che come tale siamo stati identificati fino adesso nel movimento sociale italiano, dobbiamo riprendere e ripartire dalla nostra tradizione, che poi è la tradizione corporativa e socializzatrice, e portare avanti la società del 2000, che non può essere che quella vaticinata da Mussolini già nel 1914. Quindi questa sterzata bisogna darla a un movimento che altrimenti rischia di impantanarsi in formalismi, e che non sono poi i formalismi di una burocrazia e di una democrazia antifascista, che tra l'altro è una democrazia fasulla, fuori dalla realtà storica, e guai se si impantana, è finito, diventa un partitino come tanti altri e non ha più nessun significato. Infatti lei ha detto, è venuto il momento storico per chi non ha perso la guerra in termini politici ideali, questo soprattutto io tanti militanti... Ho sempre saputo che noi, sempre stato convinto, che noi abbiamo perso militarmente la seconda guerra mondiale, e fra l'altro, se ci pensate bene, l'abbiamo persa perché il liberal capitalismo occidentale e il bolscevismo orientale comunista si sono alleati per distruggere l'Europa, che diventava nazionalsocialista, fascista, corporativa. Ecco, l'alleanza tra il diavolo e l'acqua santa, che poi non so chi fosse il diavolo, chi fosse l'acqua santa, va bene, ha portato alla fine dell'Europa sul piano militare, non sul piano politico ideologico, tant'è vero che il marxismo adesso è finito con i suoi miti fasulli, è finito l'internazionalismo, è finita la dittatura del proletariato, è finita la lotta di classe. E allora Mussolini aveva ragione, avevamo ragione noi a essere anticomunisti tutta la vita e a batterci per una società nuova su basi nuove e su istituzioni nuove. Ecco, Giorgio Pisanò, vogliamo ricordare chi non lo sa, ma ne saranno pochi, che è direttore e animatore poi del periodico Candido, che è il portabandiera del movimento sociale. Ma io il periodico Candido, che non esce da 3 mesi perché mi sono dovuto dedicare a questo processo alla resistenza e alla ristampa delle mie opere sulla guerra civile in Italia, riprenderà fra pochissimi giorni, certo riprende la battaglia in questo senso. È una battaglia che un anno fa nessuno poteva neanche supporre, perché è di questi giorni qua, un anno fa, il crollo del muro di Berlino. Il crollo del muro di Berlino ci ha insegnato che siamo di fronte a un'Europa nuova, a un mondo nuovo. Proprio noi dobbiamo restare indietro, noi che per tutta la vita ci siamo battuti per questo, diventa un assurdo. Cos'è per lei la democrazia corporativa? Qual è una domanda? La democrazia corporativa è una formula, diciamo così, è la necessità di portare ai vertici della nazione, nelle istituzioni, quelli che fanno le leggi, Camera, Senato, non tanto le lobby dei partiti che interpretano interessi privati o di gruppo, va bene, degenerati poi tra l'altro, è di portare le categorie che producono. Noi siamo convinti, io sono convinto per esperienza anche ormai quasi ventennale, sono quasi 20 anni in Parlamento, che una nazione per essere governata e amministrata deve interpretare le esigenze del popolo, di cui è l'espressione, ma esigenze che si manifestano soprattutto attraverso i problemi del lavoro, i problemi dell'evoluzione. E chi meglio può interpretare i problemi del lavoro, della produzione, cioè del divenire, della ricchezza di un popolo, se non le categorie che producono? E io quando intendo categorie che producono in senso fascista, intendo mettere sullo stesso piano di produttori quelli che mettono i soldi, cioè il capitale privato, il capitale pubblico, a cui noi riconosciamo un'importanza fondamentale, i cervelli, i tecnici, quelli che creano la tecnica, e quelli che lavorano, perché senza quelli che lavorano, tra l'altro, la ricchezza chi la fa? Sarebbero come dei soldati, degli eserciti senza soldati. Eserciti senza soldati non combattono. Una produzione che tenga ai margini i lavoratori è una produzione che non regge, che non crea come dovrebbe creare bene. Ecco cosa intendiamo per democrazia corporativa. È da studiare il sistema, ma Mussolini c'era già arrivato. Durante la Repubblica Sociale Italiana noi avevamo già ipotizzato, per esempio, la Repubblica Presidenziale e le Camere politico-corporative. Si può temperare le due esigenze, quella politica e quella corporativa, la rappresentatività politica e la rappresentatività corporativa. Ma io penso una cosa, io faccio il giornalista. Ora, come giornalista al Senato, quando si tratta di discutere problemi astratti di finanze, cioè io mi sento a mio disagio, non ci capisco quasi niente. Ma se io al Senato o alla Camera rappresentassi la mia categoria dei giornalisti, prima di tutto saprei difendere l'interesse della mia categoria e poi mi renderei conto meglio delle esigenze delle altre categorie.
di produzione, cioè bisogna convincersi, un popolo moderno deve essere governato da queste strutture che sono poi quelle che funzionano. Adesso per fare una legge ci vogliono 2 anni e quando la legge è fatta non serve più, perché è già superata dai tempi, dalle necessità, dalle esigenze. Ecco perché siamo di fronte a un'esigenza nuova, che però è l'esigenza che Mussolini aveva intuito e vaticinato, ripeto, 70 anni fa. Quindi sta vincendo lui e sono morti i comunisti. E il solo fatto che il comunismo è finito dimostra che aveva ragione Mussolini e avevamo ragione noi fascisti, c'è poco da fare. Lei è un fiume di parole, è piacevole parlare con lei. Mi deve permettere 2 o 3 domande finali, tanto per stare un po' al termine locali. Innanzitutto ricordiamo che il senatore Pisanò ha scritto anche 3 volumi sulla storia della guerra civile, ha preannunciato anche in questa conferenza che a giorni presenterà il libro I giorni di Caino. No, quello non è un libro mio, quello l'ha fatto di Serena, che è un libro importantissimo. Importantissimo, perché che Serena riesca a distribuirlo in tutta Italia, ha già esaurito la prima edizione solamente nel Veneto. Ha parlato di pagine allucinanti. Cose spaventose sono venute fuori sulla resistenza veneta, perché lui ha fatto un libro sulla resistenza veneta, delle cose spaventose. Già si può dire che il numero dei morti che noi abbiamo documentato in questi 40 anni va raddoppiato. Sono venute fuori dei massacri di centinaia di persone di cui non sapevamo niente, sono venuti fuori adesso. Ecco, adesso un discorso un po' terra-terra, vogliamo dire, perché il suo discorso certamente molto entusiastico, proprio fatto da un vecchio militante di un partito, un militante che ha sofferto, quindi ha dedicato una vita a un ideale. Ecco, scendiamo terra-terra, qui abbiamo notato anche dei piccoli dissensi, li ha trovato, ha visto la sezione di Pescara magari che non ha partecipato, lei ha auspicato l'unità del partito. Quando un partito arriva a frantumarsi in correnti, succedono dei fatti semplicemente demenziali. Uno di questi è l'atteggiamento della federazione di Pescara, che si è rifiutata, e io ho parlato col federale d'Ascanio, si è rifiutata di partecipare, di prendere in mano, di organizzare questa manifestazione che è riuscitissima. Qui ci sono dirigenti ovviamente di Pescara, perché mica tutti sono diventati matti, però io ritengo che quando un partito arriva a questo punto o ritrova la sua unità su una linea politica chiara, dura, e senza tante sfumature, è essenziale, altrimenti è destinato a finire, non c'è niente da fare. Perché io capisco le diverse interpretazioni, io capisco le diverse posizioni, la mia è una posizione dura, estremista, ci sono altri che possono essere più moderati, c'è chi può vedere le camere solo corporative, chi le vede solo politiche, possiamo discutere, dobbiamo discutere per realizzare. Ma quando qui si arriva a dire ah no, noi di Pescara non veniamo perché non siamo stati avvisati, ma come, ti sto telefonando io a te, segretario provinciale, per dirti che fra una settimana sono a Sant'Angelo e tu mi vieni a dire non sei stato avvisato, t'avviso io. No, la federazione lo sa, l'ho detto, andata all'inferno, perché è l'unica cosa. Questo comunque si capisce, tutti i partiti soffrono un po' di queste cose. Sì, ma sono manifestazioni di cretinismo queste qui. Di cretinismo. Ma questo le porta a motivare forse un suggerimento, almeno a me da cronista, così che la sto intervistando, per tanti altri militanti del suo partito che la pensano un po' come lei, che sono qui, io sono del Terramano, rappresento un emittente privato del Terramano. Quali suggerimenti può dare il senatore Pisanò a questi suoi militanti che rappresentano poi le istituzioni? A questo punto non è il suggerimento da dare ai militanti, il suggerimento da dare al vertice del partito. Bisogna che questo partito faccia piazza pulita in un momento di combattimento, perché qui si deve lottare, non si può perdere tempo a sbranarci all'interno. Qui bisogna mettere in un cantone l'opposizione interna per poter andare via svelti. Se c'è un appunto che io faccio a Rauti, è quello che subito dopo il congresso di Rimini, che lui ha vinto, lui doveva fare piazza pulita dell'opposizione. Lo so che è un discorso antidemocratico, un discorso duro, io me ne frego altamente. Io dico che per poter fare un'azione politica dura, impegnativa, dura nel senso dell'impegno, bisogna avere uno strumento agile nelle mani che obbedisca, le federazioni che eseguano gli ordini. Qui invece abbiamo delle federazioni che siccome sono finiane si sentono in dovere di non eseguire gli ordini del centro, non è tollerabile. Mi si viene a dire ma lo statuto del partito prevede che, io me ne infischio, gli statuti sono dei pezzi di carta, no? Quando servono si adoperano, quando non servono più si stracciano e se ne fa un altro. Non si può restare inchiodati e fregati dagli statuti. Bisogna attuare una organizzazione agile, svelta, che obbedisca. Io parlo così perché sono stato un dirigente nazionale giovanile ai miei tempi, no? Ho fatto parte della direzione nazionale giovanile, ho fondato la Giovane Italia, ma quando qualcuno non obbediva lo buttavo fuori senza tanti complimenti, perché bisogna far così.
Dopodiché abbiamo creato allora degli strumenti veramente efficienti. Il raggruppamento giovanile ai miei tempi era veramente il partito, eravamo i cani da guardia del partito. Noi ci definivamo nel 48, 49, 50, no, eravamo i cani da guardia del partito, non il partito nel partito. Pensavate, eravamo tutti combattenti della Repubblica allora, eravamo i cani da guardia del partito e non ci dava nessun fastidio definirci cani da guardia del partito, perché da cani da guardia del partito abbiamo fatto forte il partito allora. Adesso qui bisogna prendere la frusta in mano e far piazza pulita. Quando avremo in mano tutto il partito federazione per federazione, quello che io ho detto oggi come linea politica si può realizzare. Manca Rauti e ci sta arrivando. Poi c'è stato un incidente che l'ha tolto di mezzo per un paio di mesi, poveretto anche lui. Quindi abbiamo avuto una serie di coincidenze che ci hanno messo un po' in difficoltà. Io sono convinto che il Movimento Sociale Italiano può riprendersi, ma non ho nessuna esitazione a dire che se il Movimento Sociale Italiano non si riprende in termini fascisti, come dico io vado fuori e faccio il movimento fascista, va bene? E poi voglio vedere chi mi viene dietro. Io la ringrazio, vorrei concludere con due parole. Qui davanti a noi ci sono due amici rappresentanti poi del Terramano, Tringali, consigliere comunale a Giulianova, e Raffaele Longo a Roseto, che hanno sofferto un po' della situazione di cui ci stiamo lamentando, di cui lei certamente già ha chiarito i motivi. Come si fa a dire a questi personaggi tenete duro? Lo dirà il senatore? No, io non hanno nessun bisogno di sentirsi dire tenere duro. Qui ci sono camerati che tengono da duro da tutta la vita, non ha nessun bisogno di sentirselo dire. Noi abbiamo una base fideistica che è fedele alla tradizione e ai valori di cui siamo portatori. Semplicemente aspetta di avere degli ordini. Tutto qui. Aspettano ordini precisi e gli ordini li verranno, in un modo o nell'altro gli ordini verranno, e so benissimo che nel momento in cui ci ritroviamo tutti insieme questo diventa uno strumento politico, il fascismo torna a essere lo strumento politico che serve per fare un po' piazza pulita da tutte queste balle, da queste menzioni, da queste degenerazioni che poi ci hanno dato l'Italia che ci ha dato. Noi dobbiamo liberare l'Italia dall'antifascismo, dalla delinquenza, dalla criminalità organizzata, dalla droga, dalle tangenti, dalla corruzione. Questa è l'Italia. Dell'Italia miserabile nata dall'antifascismo e dalla resistenza, due fenomeni miserabili tutti e due. Io la ringrazio, lei è stato grazie molto... a voi altri, la ringrazio. Arrivederci.